grazie. È proprio è bellissimo essere qui con tutti gli alumni Besters e poi con altre persone che speriamo vogliono fare la domanda per la prossima edition. Fulbright è stata creata da Senator Fulbright dopo la Seconda Guerra Mondiale. Lui aveva questa idea che con gli scambi culturali tra i diversi paesi si poteva evitare un'altra guerra mondiale. Comunque il programma è stato creato sia dal governo americano con diversi paesi. Allora partecipa il Ministero degli Esteri e il State Department americano, che danno tantissimi soldi al core program Fulbright. Poi dopo vedremo che Fulbright Best è una cosa innovativa dove tanti altri, anche grandi imprese tipo Enel Green Power, hanno contribuito. Allora, Fulbright esiste dal 1948, però Fulbright Best è stato creato in 2006. Esiste ancora solo in Italia, però abbiamo avuto richieste da Israele e da altri paesi europei perché vedono come un modello vincente. È stato l'allora ambasciatore Ronald Spogli creare il programma con l'idea che oggi come oggi il tipo di cultural exchange che ha bisogno l'Italia è della imprenditorialità. Proprio va benissimo nella musica, l'arte, letteratura, tutto quello basic della Fulbright, però di proprio espandersi nell'entrepreneurial culture. E poi questo non è solo una cosa benefica, cioè Italia per crescere. La crescita viene dalle nuove start-ups, questo è un dato di fatto. Small companies create jobs, big companies tend to reduce jobs. E allora, e anche per America, America historically è un buon partner con Italia, Italia è un strategic partner per America, però un'Italia instabile, debole, non aiuta America. So America lo fa proprio perché vuole o ha bisogno di un strong Italy. Fino ad oggi abbiamo 51 giovani hanno partecipato, hanno creato 25 start-ups e per esempio oggi in aula ci sono almeno un fundraising going on per probabile close to 10 million euros. Proprio quello che sta andando, a parte soldi che è già stato created, alcune aziende hanno fatturate in the millions of euros e anche con job creation. E in più per altre persone ha anche aiutato loro di iniziare una nuova career, proprio di cambiare da researcher magari a technology transfer, quelli che fanno incubatore, altre cose. Allora, cos'è la borsa? La borsa copre 6 mesi in Silicon Valley, 3 mesi in aula alla Santa Clara University con un programma di imprenditorialità che è un po' di skills su come si crea un business, come si gestisce un business e poi 3 mesi di internship. Allora, questo è un programma proprio per persone che non necessariamente hanno nessun background economico, possono essere proprio un chimico o da qualsiasi settore, è proprio full immersion da zero, proprio sink or swim program. E poi un'altra cosa molto unique con questo programma Fulbright, e non è solo la borsa, anzi, quello è solo l'inizio, quando si torna, come diceva Simone, c'è un community. Meno male, oggi la grande differenza rispetto al 2006 è che c'è un community. I primi 4 che sono andati, sono tornati e piangevano quasi, hanno detto, ma siamo tornati, gasati, proprio, you know, hit the head on a brick wall, cioè non c'era. Però adesso tornate, c'è un community, c'è quelli alumni, abbiamo mentors, ci sono altri poi percorsi che uno può seguire, è proprio. Questo parte al ritorno d'Italia che è estremamente importante. Chi può partecipare? Diverso da alcuni startup initiatives, però se volete potete, you know, questo programma non è per tutti. Okay? Dovete fare la vostra ricerca e essere sicuro che è il programma che va bene per voi. Uno deve essere laureato o un dottorando o dottore di ricerca, recently graduated.
A noi, cioè il programma piace molto quelli che hanno un'idea, un'invenzione, cioè c'è Massimo che sta sviluppando una macchina biomedicale, allora a noi piace, è proprio ideale per quelli che vengono da un engineering or science background che hanno un'idea, un'invenzione, però non è limitato a quello, assolutamente. Però quando si fa la domanda, che è una domanda un po' il solito per borsa di studio, tutti i transcripts dell'università, lettere dei vostri professori, motivation letter, però ci dovrebbe essere anche un'idea. Uno deve almeno avere un'idea che uno pensa può essere qualcosa interessante da sviluppare per diventare azienda. Poi, guarda, come avete visto, meno di un metà poi vanno avanti proprio a sviluppare l'idea. Tanti di quelli 25 idee non era l'idea originale, cioè sono andati con un'idea, cambiato idea totalmente e tornate a fare l'azienda. So, può anche essere proprio un'idea, non dovete, non deve essere ancora attuale. È importante avere un buon TOEFL, perché è importante avere di sapere bene la lingua quando va lì per proprio avere tutti i benefici del programma. E nel Green Power ha aderito a questa iniziativa perché piaceva al suo amministratore delegato, quindi ha ritenuto che ci fossero gli elementi, no, per fare un buon lavoro, dove il principale, diciamo, esito di questo lavoro è dare delle opportunità di sviluppo aggiuntive a delle persone in gamba e quindi anche all'Italia. E noi riteniamo che al di là del fatto che forniamo una borsa potremmo fare un pochettino di più rispetto a quanto stiamo facendo, nel senso che abbiamo effettivamente avuto alcuni ragazzi, no, che la cui idea in un qualche modo era attinente al mondo delle energie rinnovabili. Ma penso che in quest'ambito, dato un po' anche, come posso dire, lo stimolo che in Italia e la crescita che in Italia hanno avuto le energie rinnovabili, e dato questo programma ma anche altri, si possa incanalare meglio all'interno di Fulbright Best un filone verde, no, che possa portare risultati in termini di start-up quantitativamente e qualitativamente migliori. E cosa stiamo facendo da questo punto di vista? Abbiamo coinvolto una persona che nel frattempo all'interno di Green Power abbiamo nominato come Chief Innovation Officer, no? Si chiama Carlo Papa, e abbiamo chiesto a lui di fare un po' quello che stiamo chiedendo anche a ognuno degli alumni, no? Cioè di identificare delle persone, no, che hanno delle idee imprenditoriali interessanti nell'ambito delle energie rinnovabili e, perché no, farle partecipare a Fulbright Best per aiutarle a stimolare queste idee, per poi essere noi mentor loro, no, nel far crescere delle iniziative che a nostro avviso hanno una più alta probabilità di successo rispetto ad altri. Quello che noi dopo un certo periodo, su visione di Fernando Napolitano, pensavamo di fare è scalare ulteriormente questo programma perché aveva dato dei buoni esiti. No, questo non siamo ancora riusciti a farlo bene. Però se noi riusciamo a fare bene questo, a mio avviso, l'esempio di un buon output porta ovviamente a una maggiore attrattività sul programma e quindi, diciamo, chiunque che abbia, diciamo, a bene il suo business e anche un po' il sistema Italia avrà uno stimolo, no, ad aderire a un programma attrattivo. Sono super d'accordo, dobbiamo avere voglio anch'io, cioè, allora faccio un esempio, magari non è il loro sogno, però se per esempio con D-Orbit, quello che hanno inventato questo motore, chissà se un'azienda che può essere Finmeccanica piuttosto che, dopo va a comprare questo invention che diventa il loro prodotto migliore del mondo, ok, ho capito. Nel settore della farma hanno già capito che invenzioni vengono dalle piccole start-ups,
per poi essere sviluppato dalle grandi aziende. Però alcuni sono d'accordissimo con Vittorio, dobbiamo continuare a fare bene quello che stiamo facendo per avere qualche esito di successo, perché Enel Green Power, per fortuna c'è un amministratore delegato che vuole investire in questo, però alla fine quello che funzionerà è se c'è un return on investment che sarà un business, un invention, un product che poi dopo loro possono lanciare. Sono d'accordissimo che è così. Il nome Fulbright è importante perché it's government, esiste da tantissimo tempo, non è Enel, non è Finmeccanica, non è neanche alcuni di questi altri iniziative privati nel startup, è proprio quello. Secondo me è molto academic, molto successful, molto plain vanilla come un brand. Quindi Betsy ha parlato un po' della procedura, dell'application, del tipo di profili, ma entrando un po' più nel dettaglio, no? Voi avrete di fronte dei candidati che si presenteranno il proprio progetto. Che cosa vorreste vedere in quel momento quando questi applicant si presenteranno e vi racconteranno le loro aspirazioni e ambizioni? Che cosa cercate? Al di là di un application package impeccabile. Diciamo, la risposta di Betsy è, diciamo, la migliore risposta a questa domanda. Io posso dire la mia parere. Io credo che dovremmo vedere l'eccellenza italiana. Come rappresentare l'eccellenza italiana in la compilazione di un application form che ben rappresenta il proprio background e in 20 minuti di presentazione della propria idea, no? È un qualche cosa che lascerei al candidato. Però, cioè, questo è un po', no? Che poi di fatto è ben rappresentata, diciamo, dalle persone che oggi sono qua, no? In maniera molto anche eterogenea, per cui è un po' difficile incanalare, diciamo, però quello che c'è qua sicuramente è una buona rappresentazione di quello che l'Italia può esprimere al suo meglio. Ok. Grazie. La prima cosa che almeno guardo io è, io leggo i recommendation letters non è recommendation tipo all'italiano raccomandare qualcuno, no, sono tre lettere che vengono da persone che hanno lavorato con voi. Se siete nel laboratorio non è necessario il gran capo, è proprio la persona che ha lavorato più vicino a te. E se io non vedo parole tipo il migliore, che è uno dei migliori, ha lavorato con un entusiasmo, ha fatto qualcosa, aveva, cioè qualcosa che mi mostra la grinta e che voi avete fatto un'impressione su questa persona. Quando leggo una lettera generica capisco che la persona non emerge. Allora ci deve essere il segnale che è una persona che in un'aula, in un ambiente emerge come un leader al suo tempo, però uno che anche lavora in team. Lavorare in team è anche importante, cerchiamo di avere il segnale di questo. Poi vogliamo avere un solid academic background, perché questo è un programma che è importante proprio la parte accademica per la natura del programma che è. E poi quando c'è il momento della presentazione, di vedere un entusiasmo o una passione per la propria idea. Vogliamo avere un self-confidence, però mai arrogance. C'è una grossa differenza. E poi delle volte anche vedere qualcuno che è pronto a fare un po' di rischio. Cioè, faccio un esempio, non è necessario di aver completato il TOEFL prima della application, però si deve aver fatto la domanda per poi fare, vabbè, ok. Allora siamo lì, questo candidato presenta, allora sì, farò il TOEFL. Scusi, però voi potete pagarmi per fare il TOEFL? Questo,
ovviamente bocciato totale, cioè non era neanche disposto a rischiare, cioè per fare il TOEFL se stesso, cioè no, mi spiace, no, cioè so questo proprio uno che, you know, è anche, you know, pronto proprio rischiare un po', Poi un'altra cosa che non cerchiamo invece, però purtroppo tanti candidati pensano che cerchiamo, è il seguente. Era a Sant'Anna, Sant'Anna è, you know, engineering. E tutti questi, ma il mio idea proprio non è all'altezza. No, sbagli, cioè anche un piccolo idea, cioè non stiamo cercando che chissà che mega idea, basta che hai un'idea, un piccolo passo avanti, qualsiasi cosa, cioè non è necessario un mega invention. E poi l'altra cosa di proprio cancellare dalla testa, allora vado lì, parlo a... Ah sì, ok, però non quest'anno, perché? Ah no, non sono pronta, magari l'anno prossimo. Spero almeno che voi, leggendo i giornali, eccetera, per favore, non aspettare, le borse ci sono quest'anno, l'anno prossimo chissà, no, proprio vai adesso, non c'è mai quel momento perfetto, no, lo so, la fidanzata, il fidanzato non vuole che vai via, poi la mamma, poi però no, vai, poi un'altra, assolutamente sbagliato, ah sì, ma 6 mesi sono troppi, oh no, Poi oggi, stamattina, tutti i investors ci hanno detto no, 6 mesi sono pochi, cioè guarda, qualsiasi idea va bene e vi sicuro, whatever, oggi è il momento giusto, non domani, proprio questo sicuro. Sicuramente, diciamo, il target non è creare dipendenti della media impresa italiana, cioè questo diciamo non è il target di Fulbright Best, quindi diciamo su questo, secondo me, un effetto normalizzazione è abbastanza importante, perché se noi non normalizziamo succede probabilmente che uno non fa application perché si crede non essere all'altezza, e questo secondo me non va bene, perché molte persone intelligenti, umili, non si possono immaginare il sogno, no, e quindi credono che il sogno sia una cosa molto distante da loro e quindi non fanno application, e secondo me questo è una cosa che attraverso anche bisogna un po' lavorare insieme per tarare giù le aspettative in maniera corretta, no? È ovvio che il principale output di questa iniziativa deve essere comunque quello di creare dell'impresa, no? Creare nuove iniziative. Laurea triennale fino adesso non è stata possibile, però alla fine sono d'accordo che ci sono alcuni pro e che nella formazione più presto, cioè più giovane, meglio è. Poi sul TOEFL capisco, però è anche importante di avere qualche standardization per la selection. Il TOEFL è stato cambiato, però come era TOEFL X, adesso è TOEFL Y. Per il resto della selection è esattamente come era, dove ha la sua storia, cioè dove esiste, è un brand fortissimo, proprio di altissima qualità. Io ho sentito parlare del Fulbright, ho detto, ma questi mi stanno prendendo per il... Non è possibile che mi paghino un corso di studio, mi paghino la casa, mi diano addirittura un rimborso spese per mandarmi a studiare lì. Ho detto, io non ci potevo credere, dov'è la fregatura? La fregatura che non hai vita privata. E dopo arriva, che devi lavorare. Questo programma è un sogno, cioè se questo programma qua è un sogno, cioè nel senso è il top di tutto quello che uno può avere. Simply the best.